Sono esempi mirabili di meccanica, di design e di stile, ma guai a chiamarli pezzi da museo, perché il cuore, che è poi il motore di questi modelli di auto e moto d'epoca, in realtà è pulsante e come. Prova ne sono i tanti raduni ed eventi motoristici organizzati dal Valtellina Veteran Car di Sondrio, il club federato ASI che dal 1987 diffonde la cultura, l'amore per questi che sono molto più che semplici veicoli. Perché dietro a questi rombi, dietro a queste cromature, dietro a queste messe a punto c'è la tecnica, il pregio artistico, ma anche la nostra storia, la nostra cultura, il nostro cuore. Domenica scorsa sulle nevi di Santa Caterina Valfurva la prima edizione di Autosciatoria, prova a tempo dedicata sia ad auto che a moto d'epoca, accoppiata ad una gara di slalom gigante in uno dei luoghi più suggestivi di questa meravigliosa provincia alpina. Campioni della nazionale italiana di sci, rimasti nel cuore di noi tutti perché quello spirito non ha età, tra questi Vitalini, Sbardellotto, Berbenni e poi Cotelli, Pietro Giovanna, solo per citarne alcuni. E poi il momento di festa con la premiazione in quota al Sunny Valley sullo sfondo dell'Ortles Cevedale. E senza pensare ci siamo trovati in tanti amici che era un po' di tempo che non facevamo una garetta assieme e ci siamo divertiti un mondo. Dobbiamo dire grazie agli organizzatori di questa cosa che, pur essendo una cosa piccola, è stata molto molto bella. Chico Cotelli ha alle spalle 40 anni di Federazione Sport Invernali come allenatore, preparatore atletico e ricercatore scientifico, oltre che pilota e allenatore di campioni dell'automobilismo. Ho insegnato qualche cosa ai campioni del mondo finlandesi, Kankkunen, Toivonen, Allen, e poi i nostri Biasion, Bettega, eccetera, eccetera, Kunico, Tabaton, eccetera. E ai nostri formulisti, perché Cesare Fiori ha voluto che allenasse anche quelli della Ferrari, per cui sia Alboreto che poi Patrese. Interessante, speriamo che sia questa la partenza per un grande futuro. Siamo sempre molto contenti di avere iniziative nuove, in particolar modo quando un'iniziativa viene dalla Valtellina. È chiaro che per noi è un lustro cercare di dare sempre una mano a tutti quelli che vogliono fare cose nuove. E diamo allora un'occhiata alle classifiche finali di quella che si è rivelata essere un'iniziativa perfetta in tutto, baciata dal sole e dalla voglia di trascorrere una giornata in meritata compagnia. Partiamo dalla gara di sci. Primo posto per Matteo Berbenni, seconda piazza in rosa con Romina De Cas, terzo gradino del podio per Danilo Sbardellotto. Classifica auto, primo piazzamento per Pier Secondo Guenzi e la sua Lancia Delta prima serie, a seguire Alfredo Cucciniello a bordo di una Lancia Fulvia, Cristian Pisolo terzo con la sua Giulia Alfa Romeo e poi la classifica dell'autosciatoria combinata. Prima piazza per Cristian Pisolo e Tino Pietro Giovanna, secondo gradino per Elena Molina e Danilo Sbardellotto, terzo per Alfredo Cucciniello in combinata con Giuseppe Compagnoni. Bella esperienza, a parte dal tempo fantastico e non ci poteva aspettare di meglio. Per cui erano previsioni brutte, pessime, invece ci è andata bene. Portato fortuna, poi il mio abbinamento col mio sciatore. Top, meglio di così non si poteva sperare. Non solo motorismo, non solo territorio, ma anche una classica specialità, lo sci del nostro territorio. Quindi, ex Valanga Azzurra, tutto quello che voleva dire, oggi ha festeggiato, si è divertita con gli appassionati del motorismo storico. La prima manifestazione qui a Santa Caterina, un grande supporto da parte delle infrastrutture comunali, un grande supporto da parte di alberghi, ristoranti, eccetera. Possiamo solo dire che è andato tutto bene,